La parola quotidiana di Dio. I 6.000 anni dell'opera di gestione di Dio sono divisi in tre fasi: l'età della legge, l'età della grazia e l'età del regno. Queste tre fasi dell'opera mirano alla salvezza dell'uomo, ovvero alla salvezza di una umanità che è stata gravemente corrotta da Satana. Allo stesso tempo, tuttavia, sono previste affinché Dio possa combattere il maligno. Pertanto, proprio come l'opera di salvezza è divisa in tre fasi, così la battaglia con Satana consiste a sua volta di tre fasi, e questi due aspetti dell'opera di Dio sono condotti simultaneamente. La battaglia con il maligno è di fatto intesa per la salvezza dell'umanità, e poiché essa non può essere completata con successo in ogni singola fase, è altresì divisa in fasi e periodi, e la guerra è condotta contro il maligno secondo le esigenze dell'uomo e il suo livello di corruzione demoniaca. Forse, nella sua immaginazione, l'uomo crede che in questa battaglia Dio imbraccerà le armi contro Satana nello stesso modo in cui si scontrerebbero due eserciti. Questo è quanto l'intelletto umano è capace di immaginare, ed è un'idea estremamente vaga e irrealistica, tuttavia è ciò che l'uomo crede. E poiché in questa sede sostengo che la salvezza dell'uomo si ottenga combattendo Satana, l'uomo immagina che sia così che la battaglia viene condotta. L'opera di salvezza avviene in tre fasi, ossia la battaglia con Satana è stata suddivisa in tre fasi che precedono la sua completa sconfitta. Nondimeno, la verità intrinseca della lotta con Satana è che i suoi effetti sono raggiunti elargendo la grazia all'uomo e divenendo un sacrificio espiatorio per l'uomo, perdonando i suoi peccati, conquistandolo e rendendolo perfetto. Di fatto, combattere Satana non significa imbracciare le armi contro il maligno, bensì la salvezza dell'uomo, il modellamento della sua vita e il cambiamento della sua indole, affinché egli possa rendere testimonianza a Dio. È così che Satana viene sconfitto. Il maligno è sconfitto mediante il cambiamento dell'indole umana corrotta. Una volta che Satana sia stato sconfitto e l'uomo completamente salvato, allora il vergognoso Satana sarà del tutto imbrigliato e in questo modo l'uomo sarà del tutto salvo. Dunque, la sostanza della salvezza dell'uomo è la battaglia con Satana e la guerra con il maligno si riflette principalmente nella salvezza del genere umano. La fase degli ultimi giorni in cui l'uomo deve essere conquistato è l'ultima della battaglia con Satana, nonché dell'opera di completa salvezza dell'uomo dal dominio del maligno. L'intrinseco significato della conquista dell'uomo è il ritorno dell'incarnazione di Satana, l'uomo corrotto da Satana, al Creatore, in seguito alla sua conquista, tramite la quale l'uomo rinuncerà al maligno e tornerà completamente a Dio. In questo modo, egli sarà stato completamente salvato. Così, l'opera di conquista è l'opera finale nella battaglia contro Satana e la fase finale del piano di gestione di Dio per sconfiggere il maligno. Senza questa, la piena salvezza dell'uomo sarebbe alla fine impossibile, così come la sconfitta definitiva di Satana, e il genere umano non potrebbe mai accedere alla destinazione meravigliosa o liberarsi dell'influenza del maligno. Di conseguenza, l'opera di salvezza dell'uomo non può concludersi prima che la battaglia con Satana sia finita, poiché il fulcro dell'opera di gestione di Dio è la salvezza del genere umano. I primi uomini erano nelle mani di Dio, ma a causa della tentazione e della corruzione di Satana, l'uomo fu legato da Satana e cadde nelle sue mani. Dunque, nell'opera di gestione di Dio, Satana divenne l'obiettivo da sconfiggere.
poiché il maligno si impossessò dell'uomo e poiché l'uomo è il capitale di tutta la gestione di Dio, per essere salvato deve essere strappato dalle mani di Satana. Ovvero, dopo essere stato tenuto prigioniero dal maligno, deve essere recuperato. Satana viene sconfitto modificando la vecchia indole dell'uomo che ritrova il suo senno originale e in questo modo l'uomo che è stato fatto prigioniero può essere strappato dalle mani del maligno. Se viene liberato dall'influenza e dalla schiavitù di Satana, quest'ultimo sarà umiliato, l'uomo infine recuperato e il maligno sconfitto. E poiché è stato liberato dall'oscura influenza di Satana, alla fine della battaglia, l'uomo diverrà il bottino e il maligno diverrà l'oggetto del castigo. Dopodiché, l'intera opera di salvezza del genere umano sarà stata compiuta.